Amici di Coffee Break, buongiorno e bentornati agli appuntamenti del fine settimana. Un fine settimana particolarmente effervescente oggi perché è l'8 dicembre e iniziano i festeggiamenti che ci accompagneranno fino al Natale. E proprio in questi minuti del giorno dell'Immacolata si stanno radunando a Roma, a Piazza del Popolo, i simpatizzanti di Matteo Salvini. Prima gli italiani dalle parole ai fatti, e infatti è il titolo dato alla manifestazione di sostegno al vice premier e ministro dell'interno. E particolare clamore l'ha suscitato la campagna mediatica dalle manifestazioni, che segnala proprio chi non ci sarà a manifestare pro Salvini. Quindi da Saviano alla Boschi, da Fabio Fazio, da Sergento, in questi giorni è stato tutto un fiorire di foto ironiche con il motto «Loro non ci saranno». Ma c'è anche un'altra manifestazione, diciamo una contromanifestazione europeista, antisovranista, direi anche antisalviniana oggi a Roma, promossa da Europa Now, associazione fondata per fermare l'avanzata dei nazionalisti e rivendicare una nuova Europa più unita, democratica, fraterna, solidale e federale. Questo è il loro comunicato. Tra l'altro Europa Now invita a mettere una bandiera europea alle finestre proprio per dimostrare che non solamente si integrano i paesi, ma si uniscono anche le persone. Sono come truppe d'assalto schierate una contro l'altra, proprio come le Sturmtruppen che compiono 50 anni e che da ieri a Bologna a Palazzo Fava sono in mostra insieme alle opere del loro padre Bombi, al secolo Franco Bonvicini, il geniale disegnatore che ci ha lasciato, ma ci ha lasciato anche tanti personaggi, non solo le Sturmtruppen, ci ha lasciato Nick Carter per esempio e Kathy Vick, pensate solo a questi. 250 le opere presenti, la mostra aperta fino al 7 aprile, avrete tempo di vederla sicuramente. Torniamo a Roma perché oggi, come vi dicevo prima, l'8 dicembre iniziano i festeggiamenti del Natale e alle 7 a Roma si accende Spelacchio 2. Spelacchio 2 la vendetta è stato chiamato, ancora polemiche, ma questa volta l'albero pare sia più bello, è alto 20 metri, è addobbato con 60.000 LED a basso consumo e 500 palle, costo dell'operazione 376.000 euro, questa volta pagati da uno sponsor Netflix. E pensate che Spelacchio quest'anno ha anche il suo account Twitter che ha già più di 8.000 follower. E per l'accade oggi erano quasi le 23 dell'8 dicembre 1980 quando l'ex Beatle John Lennon moriva assassinato da Mark David Chapman all'ingresso del Dakota Building, la sua casa di New York. Chapman gli sparò alle spalle 5 colpi di 38 special, 4 raggiunsero Lennon. Oggi il mosaico Imagine allo Strawberry Fields Memorial di Central Park ricorda quel gesto infausto. Anche voi allora provate a ricordare in questo fine settimana John Lennon e magari anche a ascoltare qualcuna delle sue meravigliose immortali canzoni. Bene, gli appuntamenti ritornano sabato prossimo, mentre Coffee Break come al solito lunedì poco dopo le 9.30 con Andrea Pancani e tutti i suoi ospiti. Buon fine settimana!